Eppure tu mi chiederai di illuderti tra i petali gialli di quei cespugli verdi sbocciati ieri nel bosco delle nebbie dense, un di rifugio per il nostro amore. Eppure tu ti mostrerai distesa sul tuo divano verde accanto al caldo fuoco. Ti cerco, ti aspetto, ti sfido. Occupavi la mente e tutte le passioni, ma tu offendimi con alpe boreali e poi sussurrami di tuoni di tempeste, ma tu affondami in nuvole di abbracci e poi ritrovami nelle bugie dei sogni. Il tuo destino è detto, il mio destino è udirlo, ma tu abbracciami e scoprimi e coprimi, ma poi stringimi e narrami e ignorami, ma tu conducimi in una favola sognata e poi riportami nella realtà del mondo. La mia vita da sempre, la mia vita è per te. Tu mi spingerai a rompere la porta rossa dalla cornice verde, a guardia del tuo letto caldo e vellutato, un di rifugio per il nostro amore. Eppure tu mi incanterai col tuo dilemma penna verde, qui tutto niente, scarabocchiato ieri sul fronte dello scrigno, dove è mistero la tua complicità. Ma tu offendimi con alpe boreali e poi sussurrami di tuoni di tempeste, ma tu affondami in nuvole di abbracci e poi ritrovami nelle bugie dei sogni. Il tuo destino è detto, il mio destino dirlo, ma tu abbracciami e scoprimi e coprimi e poi stringimi e narrami e ignorami, ma tu conducimi in una favola sognata e poi riportami nella realtà del mondo. La mia vita da sempre, la mia vita è per te. Ora ascoltiamo anche il nostro caro amico, lui, tu non lo conosci, è Dragon Pasquale di Costanzo. Ci dirà due parole sulla sua... Una persona eccezionalmente simpatica. Allora gli diamo il microfono. Yes. Così all'improvviso. All'improvviso, qua. Vai. All'improvviso. Io sono Antonio Vincarino. Ma che simpatico, ma che simpatico. Vediamo un pochettino. Questo è prego te, proprio.
propedeutico per gli spettacoli, per la... ma che stronzate che vanno a fare. Mi ricordo, avevo 20 anni, facevo il militare e con una pseudo barzelletta, perché anche le barzellette fanno parte della cultura. Pensate un po', io c'ho una moglie così stupida che quando gli dico passa il brodo sa la faccia dalla finestra. Allora, no, è inutile che stai a scherzare. Ieri ho visto tua moglie, se siamo fatti un sacco di risate, penso un po' che siamo caduti giù dal letto. No, non è così. Stavamo in camerata, siccome io ero capo squadra e capo camerata, però mettevo sempre sopra il cappotto, però giù il pigiama così, e non di quelle sere un po' freddi così, con sta barzelletta, arte, il mattoncino si chiamava, ho tenuto sveglio tutta la camerata dalle più o meno 9:30, 10 di sera, fino a sera mattina. Che cos'è sto mattoncino? Sto mattoncino è una forma pseudo erotica, fisica e motoria che mette in circolazione tutto il corpo e cerca quell'avventura che le persone, tutti gli uomini cercano, eccetera. Praticamente io gli ho fatto fare il giro del mondo. Ma mi è finito perché ho detto, ma io sono in sedia, tra poco sono alla pena, facciamoci un'ora di sonno. Era che c'era questa donna, una grandissima, famosissima, che vendeva insomma le sue arti, così, e c'era questa forma particolare, questa, diciamo, questa risoluzione che si chiamava un mattoncino. E allora dice, guarda, devi andare là in quel video, ma come, non sta più, no, quella è andata là, cosa, dice, partiva da Parano, no, quella è partita, ha preso il treno, e dove andava? Ma niente, ha preso il traghetto, che qui il treno non c'è, questa è la fregatura, allora piglia il treno, ma Napoli, ma dove va la ferrovia, ma va a cercare, ma la sta, no, guarda, gli fa una cosa, pigliate, insomma, era molto più amplificata, c'era tutte queste cose bellissime. Questa invece è bella, languido, immaginate una sera Ischia, bella, uno mangia le pomere, oppure lei di dov'è? Da dove vieni? Va, no, è la mia zona, conosco molto bene Varese. C'avevo una ragazza che è una delle più ricche di Varese. E dove si cade in disgrazia? Non dico il nome. Sì, erano veramente dei personaggi molto, molto, molto. Lago di Varese, ho fatto a nuova, con una nuova dopo la barca. Sono andato all'Isolotto perché c'erano tutti quei reperti archeologici, insieme. Ed è bellissima, ricordo quando poi prendi il treno, arriva alla curva e ti vedi Marese giù, perché poi è bello Marese, poi da là insomma tu si va tutta stresa, intra con l'Anza, l'Avino, ti va su al Bottarone, è uno spettacolo. Vedi, adesso guarda, c'ho la pelle d'oca. C'ho l'oca, non la pelle, io qua. Allora ti trovi lì, dice, languido, placido e sereno, smarrito, inseguendo velo lo sguardo in altiomeno per trovare sollievo in cielo. Oh, che mistico spettacolo! Esclama la cometa che sovrasta Varese, non Varino però, che sovrasta la Pineta. E vabbè, la Pineta c'è quel bosco lì, Varese, eccetera. No, che sovrasta il lago di Varese, ecco, dobbiamo. Allora, che sovrasta il lago di Varese, del che incanto che quell'Ischia. No, no, come si dice? No, ma mi hai fatto mettere il filo. Io non ho detto neanche una parola. Questa invece è tragica, è dedicata a uno dei più grossi, diciamo, conquistatori del mondo. L'imperioso, no, quelle lettere. L'imperioso Cesare. Cesare Augusto, quella terra che fece tremare il mondo, ripari un muro e delinei una invernale afflizione. È morto. Legare il cadavere alla coda del mio cavallo, voglio trascinare il troiano per tutto il campo.
forte questo. Ma invece una molto più bella, una pinzillacchera. Questa la dovete dedicare a una bella ragazza, una cosa così, quando una è arrabbiata, pronto al telefono, dice, no, vai, non vai più, ragazza. Dice, se io fossi un uccello, voglio zumbare tutti i mattini con la finestra d'olio e cantarti buongiorno, amore, buongiorno, amore mio. E poi vorrei zumbarti coppa che sti capilli mira avvalutato. E questo boccuccia così piccirilla ma da mangiassi vasa a pezzichilla. Se io fossi un canario o un cardilla. Avanti il prossimo artista, facciamo il secondo, il terzo tempo, il quarto. Ma che simpaticone che questa giovanotta! No, ma questo è il dottor, questo del quadro? Sì, sì. È il dottor, sì. Allora adesso vi insegno invece una cosa, perché tutti noi conosciamo qua per Rocky Balboa, qualcuno che si dà le arie, no? Vanaglorioso. E allora c'è Treluzza che ha scritto due righine che, se mandate a memoria da tutti, quando capita gliele fornite, così come le fornisce lui, no? Cioè un fatto così, no, ti raccontano una poesia di ieri, che è la seguente. La lumachella della vanagloria passò sbavando sopra un obelisco. Guardò la bava e disse, già, capisco che sto lasciando un segno nella storia. E allora che facciamo? Tu mi hai raccontato le barzellette carine, io un po' pulite, poi non lo so, un po' di sì. Facciamo forza, no, voglio sentire quel signore, c'ha la faccia che così, forza, è espressiva, dai. Qui c'è bisogno della spalla. Io quando vado sul teatro, sul palco ci vuole la spalla. Tutti al nessuno vuole venire qua insieme a noi a parlare, a fare, a dire, a esprimersi. Che ne so, no. Fra amici, fra cose. Ma è ora di lanciarsi. Sì, sì. Se lei voleva fare un balletto, lo faccio. Il balletto ci ha messo la sua. Metti la musica. Musica, maestro! Vai, metti la musica. Niente musica stasera. Bello, bene. E allora vi dico una poesia d'amore. Mi piace la poesia d'amore. Di un tale che si chiamava Ernesto Murolo, padre di Roberto Murolo. E la poesia si chiama Controra. Ora, la Controra a Napoli, per un napoletano, a Schitan Campano, è una cosa importantissima, perché deriva dagli spagnoli, è dalla siesta. Dopo mangiato ci si stende, o ci si siede, o ci si mette, perché per un'ora e mezza si deve stare tranquilli, cioè digerire, eccetera. E nella scuola medica salernitana dicevano che si visse bene digerire, out stare, out, lento pede di arrivare. Controlla l'arrosto. E dica, s'arrostano e adorno e spicca. L'asfalto si squaglia, paloggia infucata. San misco profuma, raso vera acerba, cosenza sprovente conserva e adorno le panni culate. L'amore do sole più ardente che state calore non sente. Cicillo è tornato in licenza la mattina, mo agnora e controra se storna e appapagna. Cicillo se magna con l'occhio a Nannina, Nannina con l'occhio sovra. S'azzeccano e segge vicino e in dita s'antreccia insieme. Dicesse toccando l'ambiente a cavana, t'accoglie la ferita quando non ti tocca. Cicillo galante risponde,
Sasana sia Turk Vasan. Aspetta, ma dire, e come state con corno l'hanno toccato? Su corno, risponde Cecilia, ti giuro di amare che ho fatto uno scherzo al nemico. A quando partette, per stare più sicuro, sto corno è rimasto antico. Controllo d'Augusto, e cassura, cambio rabbiare. Sai, di quelle avventure così, io fare quella favola, favola spagliera, favola spagliera. Questo è, sapete, quando uno fa del bene, bisogna sempre sapere nello stesso modo in cui si riceve, perché ogni azione corrisponde una reazione opposta. Questa è la riconoscenza. Allora c'è tutta questa cosa. Stavolta Arrigoletto con un strillo, io cerco di italianizzarlo, va. Quanto più possibile, almeno si riesce a concepire il concetto. Che stanotte a Enrietta con un strillo, immagini se ha rovinato tutta la casa, immagini se ha zumbato una a novella, e non mi faccio ancora persuaso. Ma come ridico, poi buttando la suona, io mi sono chiuso a fare più malamente. Questi suoni sono suoni catacorna, fa un malestecchito come a niente. Si va a letto, coppa una montagna, tutta un tratta, sento la niente, ricetta caramè, e chi stia uvieni, fa di vento. Un pizza d'osteri era sulagna, solitaria, piglia e mamenga con un canalona, e vedo sotto un albero piangente non fosse chi le preda a cupolona. E sotto a tutta ingesteva un serpente. Aiuto, aiuto! Facendo un serpente. Come fai il serpente? È capito. E sotto a tutta ingesteva un serpente. Aiuto, aiuto! Salvatemi, il mora asfissiato! E chi t'ha combinato in sta maniera la dimannaia mentre lo liberava? È stato un signore ieri sera, mi rispondette, e già si ripigliava, se non era proprio il camoreva, facitelo abbracciare, mio salvatore, ma sarà lui attorno e s'astrieva un po' e schiattava il cuore. Lassimo alla ricetta, o viva e mora! E piano piano la forza mi mancava, l'occhia fuori, e il cuore mi sbatteva forte, mentre un serpente più astringeva la morsa. Questo è un ringraziamento che tu fai, questo è la riconoscenza che tu porta a chi ti ha fatto bene, che sto fatto, quasi contento quando mi porta. Amico mio, serpente, io sono venato, chi nasce sempre è infame e senza cuore. E perciò da già mangiato. Ma ti scordate che all'uomo spis fai più peggio ancora? Sti spalliere, ragazzi. Ma quando a questo signore? Per dedicare una cosa a questo signore qui. Che gli possiamo dedicare? Oste, 2-3 piani di torte. 62 torte. 62 candelotti, candele, candelotte, sei lui. Non è di livello perché punisce mano a mattina. Candelotte, sei lui. È la livello, poi bisogna stramanizzare, entrare dentro, piangere, lacrimone, fazzoletto. Io ho un certo rapporto con me stesso e con il momento in cui sono, perché io sono nato l'11 di novembre. E ciò che ci prende. Sapete l'11 novembre che è? È San Martino. Ah, San Martino. Cruzzante. Sapete che è San Martino? Il protettore delle bandiere nazionali. Anche le torre gemelle. Le torre gemelle sono andate a San Martino. Poi da una grande. Però
D'altra parte, mia madre, un dreme che fa l'ultimo di loro figli. Ma chi sta? Uitamo anche questo. Si scherza, sì, però è così. Ah, io dimenticavo, io sono cittadino da 4 anni, ho un record mondiale, ho 30 anni di manifestazione, non so, come? 9 milioni di ascolti in televisione, piano, sono 20 anni di queste stronzate. Non abbiamo capito niente, ripeti, piano piano. No, ho detto che ho cominciato per scherzo, no? Come tutti quanti, ognuno di noi ha un idolo nella vita che... Cioè, io non credo che sia un idolo, perché non li fora sire in tempo su Marelli, in interiore ogni capita tre di tasse, dice non uscire fuori di te, ritorna dentro di te, perché solo dentro di te abita la verità. Allora, il nostro vero idolo, la nostra vera invenzione, siamo noi stessi. Noi stessi, diceva, infatti il grande Immanuel Kant, che era là che cantava, diceva, uscire stellato sopra di tutti, ma la morale tiene la stretta, la morale dentro ognuno di noi, no? Invece il grande Antonio De Curtis, molto bello, diceva, di notte nel buio della mia camera vedo due occhi che mi osservano, mi scrutano e mi interrogano, sono gli occhi della mia coscienza. Ma sei stata la mia coscienza? A porre i mogliere, la madre, i figli, il problema dell'economia, mamma mi ferma, sì. Allora io prendo l'abitudine, c'ho un black una testa vicino a comodino, piglia la penna, inizio a scrivere il vade mecum. Poco ferma, faccio riflessione, una testa mia cuscina, e non è mezzanotte, bamba, lui chiama per finza, dai, guarda, lo soffitto, ma non c'è, ci mandate della cosa, non ci viene una donna. Riprendo. E tu in mezzo a questa mia cucina, io vai a giocare con me, tu mi esami con me, ma non mi ero. Allora gli esami non finiscono mai, è lotta la cosa. Allora, questa doppia identità, Pasquale e Martina, dice, ma poi che c'entra Pasquale e Martina? No. Perché io sono nato di San Martino, ma che poteva nascere nato io? Niente, San Martino. Mentre Pasquale Bailon era il santo protettore delle donne, le nonne. Allora, da una mano uno si fa tutte le donne, da una mano si fa tutti gli uomini. E questo è molto bello perché è una grande, la vita è tutta una filosofia, bisogna sapere interpretare la vita ed essere molte volte freddi, cioè prendere, allontanarsi dal problema, cioè avere una doppia personalità, staccarsi e guardarsi dal di fuori. Ciò che io sono chiuso, mamma mia, e che non mangi giù, dormi giù, che la voglio ammazzare, ma no, dormi giù, vado a fare giù, dormi giù, non vai scendi giù, ma no. Se invece uno si sposta, si guarda dall'altra parte, c'è chi è che lo studio che sta facendo tutti questi strutturati? E le sono qui, allora ritorno, viene qua, su piglia e su porta. Ognuno è lui. Nasce con la destina, a short va, poi torna. Chi nasce con la destina e volta o scartiella a rederine? E chi nasce con la destina e volta i corni? Caro signore, che già fa, se tardi l'ha già preso, si manzava a raggiunto da quel corno, ma notte appunto da sentirmi offeso. E stato ieri un giorno a chi romante, rigenemo con una lenta mesa a mano, marit siete stati un triste amante, vedete questa linea come strana, sta linea fatta a uncino attraverso tutto il palmo e poi ritorna a portare mesa a mano, usando la protezione dei cornuti. Cara signora, che bacia lì voi questa linea portare il corno, ma no. Allora, questi parossi, ma ti muovo, mi trovo fuoco, un fuoco, e con Dio, fare la santa corona dei bambini. Ma mi cacciano di mano, cazzo, perché ora... Voglio andare a casa, cattiglia, a una corona dei bambini. Ah no, una voce interna, ma sveglia. Lei ha l'occasione, non c'è che dire, non c'è che fare, la suona la canzone. E da tutti i saluti, ecco, sono cose eterne. La stessa dama stava maravigliosa, eppure la donna Eva l'ha traduta. Perciò, proprio a questi corni,
fatto un sorriso, che pure Napoleone era venuto. Lui non cita l'autore, ma anche questa è di Totò. Invece mi è venuto in mente una cosa simpaticissima, una cosa che so a memoria, e che è divertente, perché il discorso del... ora il Papa è di moda, questo Papa, eccetera, ma è il Papa precedente, che a un certo punto esce dal suo balcone e comincia a parlare delle api riunite al congresso. Qui quando si mette a parlare di sono tutti gli altri. Bolle e ribolle la caldaia dell'ira divina. E se voi, o donne, non la fermerete, l'ira divina cadrà su di voi. Nude, o donne, vorrei vedervi dei vostri peccati, stendervi sul letto delle penitenze, allargare le vostre bianche coscienze e introdurre il mio nel vostro discorso. Prima mi stenderò sulle maritate, poscia non risparmierò le vedovelle che sbozzano fiori di quattrini per restaurare la cappella di San Rocco, logorata dallo scolo delle acque piovane. I membri della Sacra Famiglia stanno a capochino. Prendeteli tra le vostre mani, scuoteteli, affinché la loro durezza si trasformi in un caldo pianto che insieme al vostro griderà: paradiso, paradiso, paradiso. Progetto culturale La nostra isola, ideato da Bruno Mancini. Legge Antonio Mencarini. Questa striscia gialla che spacca l'autostrada, io sono in emergenza. Tra queste braccia volgari di giovane spagnolo, io sono abbandonata. L'ho fatto sulla sedia del barbiere, sul castello di sabbia, l'ho fatto sotto un ponte ferroviario, sotto le foglie dei platani, l'ho fatto tra due litri di gin polacco, tra i tappeti del camino. Nessuno rispetta il turno, ma tu scommetti che sono, io sono, sono. Avevi una maschera che ti copriva il naso, avevo un cappello che mi schiacciava i capelli, avevi una maschera che ti copriva il culo, avevo un cappello che mi schiacciava il cazzo. Innocente su questo cesso fetido di antica galera, innocuo, io sono nella merda. La carta e la pallina. Tentando Ignazia l'ultimo secolo e l'ultimo secondo, gli astri del fortuna, il primo bacio che ti fa arrossire per essere dannati, è il primo pugno che ti fa avvilire se non cerchi gli scatti, se in sé Ignazia dimentica le scarpe più rotte, se basta le storie raccontate da tua madre,
non posso. Le tasche bucate, alludi? Le storie raccontate da tuo padre? Quali? Le musiche di notte? Mai perse? Le storie raccontate dall'amata? Tessi? Le morbide cravatte? Le storie raccontate dal tuo figlio? Le credi? Se incontri Ignazia, dimentica. Il giorno che dicesti ed io ti parlerò di cani e di animali. E basta. Dimentica. Il giorno che pensasti io ero una bestia rara. Quando finisci l'amore. A lui? Dimentica. Il giorno che chiedesti, rendimi pari desideri e sbagli. Hai perso. Dimentica. Il giorno che sognasti, fingiamoli coriandoli questi brandelli di giorni. Perché? Quando ti chiameranno Ignazio, dimentica che cerchi ancora Ignazia, dimentica che cerchi ancora. Dimentica che cerchi, dimentica che Ignazio è giù nell'arena, Ignazio è giù per la sfida, Ignazio è giù col toro, Ignazio è giù, Ignazio è dove l'ultimo secondo viene la più, dove l'ultimo secondo ci, dove l'ultimo secondo bang, è lungo come un secolo, soltanto un secolo sul fatto.